Adoro guardare le sfide culinarie! Sono così divertenti! Ah, no! No, non questo! No, l'anguria è finita! Oh, no, voglio ancora! Oh, ho un'idea! Posso fare una sfida culinaria! Allora, facciamola! Ciao a tutti! Io voglio l'anguria! Potete prepararmela, per favore? Beh, sì, certo! Allora, io comincio. Vado a tagliare l'anguria. Così. Ok, c'è la polpa. E adesso... dobbiamo... sì, far così, guardate. Sono come chef. Ma puoi stare più attenta. Sono tutta quanta sporca. Per colpa vostra. Ci scusi, nonna. Ok, continuiamo. Ok, e poi mi serve... sì, lo Skittles. Voglio usare ogni colore per la mia anguria. Ok, vi dico cosa voglio fare. Io voglio fare un'anguria gelatinosa allo Skittles perché tutto piace alla piccolina. Ok, mettiamo ogni colore qui. E poi prendiamo la gelatina. Ho già preparato la gelatina e adesso la metto dentro. Deve essere molto buono. Non ci resta che raffreddare l'anguria. Ok, vediamo cosa ho io. Quante cose buone. Ah sì, certo. Non le dispiacerà se prendo la mentina. Non l'ho notato neanche. Ok, il respiro gelatinoso deve raffreddare la gelatina dentro l'anguria. Oh, che freddo che fa. Oh, chef, si mette qualcosa. Vabbè, io ho un'idea. Ok, faccio la gelatina al miele e la metto all'anguria. Ok, devo sciogliere l'uba buba. Per questo io voglio usare Takis, che sono molto piccanti. Però io ho un'idea migliore. Meglio che lo faccia la nonna. Assaggia, nonna. Interessante. Mamma! No, vado a fuoco! Bello! Grazie, proprio quello che mi serviva! Hai sciolto tutto, l'uba buba! Vabbè, dovevi avvisarmi però, Scusa, nonna! Vuoi il cioccolato? Vabbè, per questo grazie! E adesso mettiamo qui la bottiglia e dentro! Nonna, tu cosa hai inventato? Io faccio l'anguria al cioccolato. Così lo preparavo alla mia nonna. Tagliamo così l'anguria. E poi prendiamo la parte che sta in mezzo. Dobbiamo ottenere qualcosa del genere. E all'interno mettiamo il cioccolato. Ma prima lo dobbiamo sciogliere. Ok, bene. Mettiamo tanta panna. E sopra il cioccolato. Ok, tutto quanto lo mescoliamo per bene. Guardate cosa abbiamo fatto. E riempiamo così l'anguria. Britney, assaggia. Wow, quante cose buone. Ok, voglio partire da questo. Vediamo cos'è. È la crema al cioccolato, buona. Mi piace. Non ne ho mai assaggiato una cosa del genere. Bello. Ok, e qui cosa c'è? Voglio assaggiare questa anguria. Ma cos'è la gelatina all'anguria? E ci sono tanti Skittles. Bello. Buono, buono, buono. Questa anguria mi piace tanto. Ok, non ci resta che l'ultima. Wow. Ma cos'è questo interno? Incredibilmente buono. Proviamo. Ecco un uba buba. Bello. Ok, adesso posso fare la bolla. È così divertente. Ok, è decisa. Vince la sorellina Miley. Davvero? Vabbè, non ho parole. Ok, io voglio la pasta. Ciao.
certo. Ok, prendo. Uso una pasta speciale. Sono i cannelloni. Sono molto grandi e buoni. Ok, li mettiamo qua. E poi all'interno di ogni... sì, all'interno di ognuno mettiamo il formaggio. E poi mettiamo, sì, il pomodoro, affinché sia ancora più buono. Oh, sapete cosa? Io ho un'idea. Dobbiamo aggiungere tanto formaggio. E lo grattugio così. Guardate, io ho un mio life hack. Grazie alla mascella posso fare così. È molto veloce e facile. E adesso posso mettere, sì, in forno il mio piatto. Nonna ha già fatto tutto? Beh, si vede che non sa cucinare. E io sono un professionista. Ok, faccio l'impasto per la pasta. Ho una ricetta che me l'ha dato un mio amico italiano. E poi devo colorare l'impasto affinché sia colorato e bello. Sì, proprio quello che serviva. E adesso l'impasto colorato lo mettiamo qua. Lo faccio grazie a questo aggeggio. Bene. Poi ritagliamo l'impasto colorato. Ok, ho già fatto così e metto sopra gli strati colorati. E poi passiamo tutto quanto con il mattarello. E poi mettiamo il ripieno. Sono i gamberi. Poi tagliamo l'impasto. E così possiamo fare, sì, della pasta a forma delle caramelle. E la friggiamo. Quando tutto sarà pronto possiamo metterlo così sul piatto. Aggiungiamo la salsa ed è fatta. Oh, cosa non mi sono mancata? La mia pasta è pronta. Guardate che bellezza. Ok, io la volevo provare. Ok, vediamo cosa posso fare io. L'acqua bolle. Prendiamo, sì, i nudolini, mettiamo tutte le spezie, aggiungiamo l'acqua calda. Dobbiamo mescolare e dare a Britney. Fatto! Wow, tutto è così bello. Voglio provare queste caramelle. Sembrano molto belle. Ma come gusto? Terribile. Non mi piace. Che schifo. Ok. Cos'è? Sono i nudolini cinesi. Devono essere buoni. Ah, sì, è così. Ah? Ah? Cosa? Ma cos'è? Ah. Era troppo. No, non voglio mangiarlo. E poi provo quello che ha fatto la nonna. Il formaggio. Perché profumino. Oh sì, buono. Mi piace tanto. Nonna, hai vinto. Oh, che bella. Io voglio il cioccolato. Oh sì, questo è bello. Io lo preparo così per la mia sorellina. Oh, lo stampo giusto a cuoricini. Mettiamo qui gli M&M Dance. E poi gli orsetti gommosi. E sopra metto i Pop Rocks. Sì. E poi io ho la Nutella, che è buonissima. Io l'adoro. Io penso che io la devo aggiungere al mio piatto. Qui un po' di Nutella e qui. E adesso mettiamo tutto quanto nel frigo e aspettiamo. Ciao ciao cioccolatini, ci vediamo tra poco. Oh, ma che bello che hai fatto. Che brava che sei. Anch'io so cosa farò per la nostra Britney.
Ok, devo far sciogliere i cioccolatini. Mettiamo la temperatura giusta e aspettiamo un po' affinché il cioccolato si sciolga. E nel frattempo posso tagliare le bacche, le fragole e i mirtilli. Devo tirar fuori. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Sì, tutto è proprio così come volevo. Il cioccolato si è sciolto. E adesso dobbiamo così mescolare tutti i cioccolatini. Guardate che bel disegno che viene fuori. Ok, non mi serve più. È l'ora di aggiungere le bacche. Non abbiamo fatto solamente cioccolato bello, ma quello che fa bene alla salute. Ok, devo far vedere io come si fa. Guardate cosa ho fatto. Io ho un cioccolato blu e poi aggiungo dei brillantini commestibili. Ma non è tutto. Io voglio disegnare qui l'oceano e la spiaggia. Ok, facciamo le onde col cioccolato bianco e aggiungiamo dello zucchero. Dobbiamo aggiungere qualche dettaglio, per esempio le conchiglie. E poi guardate cosa facciamo. Prendiamo un altro pezzo e aggiungiamo il burro d'arachidi. Mettiamo il secondo strato ed è fatto. Bello, chef. Sì, ma anche il mio è bello. Buon appetito, Britney. Incredibile, quanti cioccolatini, ed è tutto per me. Vabbè, questo buono. Andiamo avanti. Incredibilmente appetitoso. È molto molto buono. Ok, resta l'ultimo cioccolatino. È così bello. Non voglio neanche provarlo, ma non posso trattenermi. Buono. Ok, chi devo scegliere come vincitore? Sì, questo cioccolatino vince. Sì, ho vinto. Oh, che bello. Ciao a tutti, io voglio una torta. Ok, sarà pronta. Oh, idea. Nancy, dammi il puppet. Ridammi il puppet. È il mio puppet. Grazie. No, Nutella, adoro. La Nutella è sempre una cosa buona. Adesso prendo il puppet, verso qui le M&M's e adesso tiro fuori il cioccolato. Poi lo devo sciogliere col bruciatore a gas. Com'è buono il cioccolato che si spalma sul puppet. Ne sto prendendo un enorme. Sì, dovrebbe essere delizioso. E adesso devo congelare tutto quanto con lo spray. Così. Controlliamo. È congelato. Tiriamo fuori i bastoncini e li mettiamo intorno alla torta. Sarà davvero delizioso. La piccola cake ingoierà... Sì, la lingua. Che bello, chef. Le piace la mia torta? È un incubo. Sembra ridicolo. E ora le mostro io come fare una torta davvero bella. La torta perfetta. È pronta. Non resta che decorarla. Spremiamo così un po' di crema rossa sulla parte superiore e con una spatola da pasticceria premiamo creando delle pennellate sulla torta. È così bello. E adesso devo aggiungere, sì, gli Skittles. E prendo quelli verdi e li mettiamo sopra. La mia torta è un capolavoro. Direi che è perfetta. Sì, mi chiedo cosa ha fatto Nancy in questo tempo. Che c'è? Sto mangiando la Nutella. Ah, ho già fatto le torte. E dovrei fare qualcosa anch'io. Vabbè, verso la Nutella sopra la torta, così. E dobbiamo assicurarci che la torta sia completamente ricoperta di Nutella. Benissimo. E adesso tiriamo fuori i Maltesers.
delizioso. Adoro i Maltesers. E li dobbiamo mettere sopra la torta. Voglio i Maltesers qui e qua e qui e qua. Fantastico. Oh mio Dio. E io ho messo tutta la confezione sulla torta. Ok, così sono pronti. Andiamo da Kate per una degustazione. Vediamo cosa dice. Evviva! Ho tre torte! È fantastico! Voglio provare questo arcobaleno. Sembra un po' strano. Buonissimo! Cosa c'è qui? Sono gli M&M's col cioccolato! Adoro! Assaggiamo! Buono! E la torta è buona! E poi c'è... ne è un'altra. Sì, l'ultima da provare. Vediamo. È cioccolatosissima! Diamo morso. Cosa? È così buona. Adoro! Ok. Ho deciso chi vince questa torta qui. Cosa? Davvero? Evviva! La vittoria è mia! Sono felice! Voglio un cocktail. Sto aspettando i vostri drink. Faccelo. Cominciamo. Io farò un classico, ma con un sapore fantastico. Prendiamo il bicchiere, lo immergiamo qua, aggiungiamo gli zuccherini, così sarà ancora più bello. E adesso prepariamo il cocktail. Versiamo un bicchiere pieno di latte. E adesso prendiamo lo sciroppo di mirtille. Kate è pronta a berne a litri. Decoriamo il bordo del bicchiere con questo. Aggiungiamo poi qui. Benissimo. E poi cosa devo aggiungere? Ah sì, la panna montata. Proprio così. Bellissimo. E devo decorare tutto quanto con dei piccoli marshmallow. Però devo farlo in modo professionale. Sì, è venuto proprio come volevo. Non resta che spruzzare sopra lo sciroppo alla fragola. Proprio così. E poi mettere la cannuccia qua. Il frullato è pronto. È un capolavoro. Mi piace. Chef, il suo frullato sembra noioso. Sto per mostrarvi io come si prepara un delizioso frullato. Ho bisogno di... ma come? Non si apre, chef? Mi puoi aiutare? Oh, certo, mi dia la bottiglia. Perché non ci riesce? Solo un secondo. Non torturare la bottiglia. Nancy, forse riuscirai? Wow! Ti voglio bene, piccolina. Grazie. Versiamo il latte. E adesso è la parte più divertente. Dobbiamo stendere i marshmallow con un mattarello. Questo marshmallow rotondo e appiattirlo. E adesso tagliamo a cerchio. Così, i petali. Ottimo. Guardate che bel fiorellino di marshmallow. È così carino. Mettiamolo qua. Ebbene. Non resta che metterla così nel bicchiere. Fantastico! Nancy, cosa hai fatto per Kate? Nulla? Ah, ha già finita? Aspetta, adesso metto quanto? Il cioccolato, così... gli M&M's e fondo tutto. Attenta! Va bene, dai, su, sciogliti. E bene, bene, dai, ancora un po'. E adesso versiamo il liquido nel bicchiere. Quasi fatto. E adesso aggiungiamo i bastoncini pochi. Che sono cioccolatosi anch'essi. Voilà. Pronto, Kate. Adesso puoi provare. Non vedo l'ora di valutare tutto. Voglio iniziare con questo. Cacao con fiori di marshmallow. Buono. Ok. Questo cos'è? Sembra particolare. Proviamo. È davvero buono. Proviamo. Wow, mi piace. E adesso proviamo l'ultimo cocktail. Sembra cioccolatoso. Pochi? Cosa? No, si è congelato.
Ok, allora vince il cocktail dello chef. Finalmente, sì. Voglio le patatine. Le preparate per me? Certo. Ho bisogno di patate. Ho già un coltello, devo tagliare le patate. È così divertente. Patate, non sfuggirete al mio coltello. Cosa? No, dai Nancy, lascia che io ci aiuti. Così, guarda. Sì, lo stampa. Ah sì, bello, per provarlo. Funziona. E adesso, guardate cosa ho fatto. Un uomo! Una stella! Bello! E adesso devo mettere tutto quanto nell'olio caldo. E si prepara proprio così. Devo aspettare un po' però. Va bene. Massima protezione per assicurarsi che nulla mi bruci. Oh, le patatine possono essere tirate fuori. Andiamo. Bene, del ketchup tutto fatto. Sarà delizioso. Nancy ha già preparato tutto. Che ragazza intelligente. Devo grattugiare le patate in una ciotola e aggiungiamo un po' di farina. E poi dobbiamo mescolare tutto quanto con le mani. Così, ottimo. È un impasto denso di patate. E poi devo aggiungere l'uovo. E mescolare di nuovo il tutto. Lavorare l'impasto. Ecco fatto. Dalle paste di patate ho ricavato queste salsicce. Dobbiamo attorcigliarle così. E guardate che treccine che abbiamo fatto. E le metto nell'olio a cuocere. Sono sicura che saranno molto buoni. Mettiamole sul piatto. E poi sopra dobbiamo aggiungere delle salse. A Kate piacerà. Almeno lo spero. Sembra un delizioso chef. Cosa hai fatto? Bisogna affettare le patate in modo corretto. Tagliamo via le parti in eccesso. E adesso prendiamo due bastoncini di legno. Guardate come sono divertente. Va bene, devo essere seria. Sono io lo chef. Attenzione, guardate cosa ho fatto. Bello. L'importante è fare l'armonica. Vabbè, vabbè, dai, su. E le mettiamo nella friggitrice. E aspettiamo. Tiriamo fuori le patatine. Sono pronte. L'unica cosa che resta da fare è aggiungere la salsa. Mettiamolo così a gocce. E adesso sì, ne aggiungiamo un po' anche qua. E adesso prendiamo un bastoncino e guardate, voilà, che bello. Un po' di spezie ed è fatta. Kate prova. Wow, sembra delizioso. Iniziamo con questa. È forte. Mi piace, forme diverse. Buono, col ketchup divertente. Proviamo. Sembra una fisarmonica di patte fine. Divertente, proviamo. Mi piace pure questo. E adesso le ultime patatine. Sembra una coggina di maiale. Wow, assaggiamo. Delizioso, mi piace. Queste patatine sono decisamente vincenti. Sul serio, grazie tesoro, la nonna ci vuole bene. Come avete già capito, la gelatina di miele si è tutta rovesciata. Quindi fatemi una nuova gelatina. Potete cominciare. È facile, lo farò. Sì, allora mi servono le M&M's. Ho tutti i gusti. Wow, sembra delizioso, voglio provare. No, Danny, non puoi mangiare, chef. Cosa farai? Bella domanda, farò la gelatina di miele arcobaleno usando queste caramelle arcobaleno. L'idea è bellissima. Per prima cosa devo mettere tutti i colori nella ciotola. Ok, ecco fatto. Quando ho preso tutti i colori dobbiamo metterle così in questo barattolo. L'importante è assicurarsi che tutti i colori siano ben posti. E dobbiamo versare del miele. Apriamo il barattolo e versiamo, sì, del miele così. Guardate che bello che è.
Ok, fatto. Non resta che congelare tutto quanto. Lo spray per il congelamento istantaneo farà il suo lavoro. E ha funzionato. Non mi serve più. Oh, la mia mano si è congelata. Cosa ne farci? È come se fossi fatto di ghiaccio. So cosa fare. Ecco, tieni il guanto. Così va molto meglio. Ecco, bene. E ora è il momento di fare le gelatine per Kimberly. Devo innaffiare qui la frutta fresca. Wow, germoglia qualcosa? Nonno, come hai fatto? Un albero. Wow. Ora ho tutto quello che mi serve. Non resta che prendere tutto quanto e di metterlo in questo barattolo. Devo scuotere per bene l'albero. Ecco. Bene, ho un intero barattolo di bacche deliziose. Con questo posso fare una gelatina deliziosa e salutare. A proposito, mi serve il miele. Eccolo. Ok, ho un intero alveare. Ok, aspetta, ecco, ti do il fiore. Oh, oh, via, 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 via. Divertiti. E adesso versiamo il miele. Sarà molto buono. I frutti di bosco con il miele. E bene, bene. E adesso dovrò congelare tutto. Ho un mini frigo ultra potente. Sarà il modo più veloce per congelare il miele. Che freddo. Penso che basterà. Oh, nonno ha avuto un'idea geniale. Io cosa devo fare? Io non ho niente. Ho un'idea. Farò la gelatina qui. Bene. Allora, mi sono rimaste delle palline di Jules. Sono quelle che hanno un succo dolce all'interno. Aggiungiamo dei gnorps, aggiungiamo della Fanta, aggiungiamo del miele, ancora miele. Agitiamo tutto quanto per vendere sul stanco. Ma ce l'ho fatta, fantastico. Oh, che bello, è la prima volta che cucino qualcosa. Non toccatemi, non toccatemi, lasciatemi in pace, prendete i vostri fiori. Le api sono volate via, finalmente. Mostriamo il nostro lavoro. Kimberly, buon appetito, tesoro. Wow, quante cose deliziose da mangiare. Voglio iniziare con questo pipì piccolo. Ha un aspetto fantastico. Un colore blu così interessante. Mi chiedo con cosa sia. Le fante, le palline juice, che bello. E adesso voglio provare. Ok, questa gelatina di miele. Vedo che contiene i frutti di bosco, i miei preferiti. Dovrebbe essere deliziosa. Allora spremiamo. Wow, sono tanti ed è deliziosa. Ok, bene. Ed ecco la gelatina di miele arcobaleno con caramelle. Deve essere buonissima. Wow, è fantastica, mi piace molto. Sì, allora chi vince? Sì, la gelatina arcobaleno. Davvero sono il migliore. Oh, grazie Kimberly. Nonna, Danny, Chef, avete già capito cosa voglio? Un panino, tanta fame. Un panino, è facile. Ho visto la nonna fare i panini 100 volte. Sono un esperto. Ho bisogno del pane e della Nutella. Spalmo la Nutella sul pane e adesso lo metto nel tostapane. E così il pane sarà ancora più buono. La cosa più importante è prendere il toast. E ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta? Bene, e aggiungiamo della panna montata, i gnorz e poi lo sciroppo alla fragola. Mettiamo il secondo pezzo di panna tostata ed è fatta. Nonna, guarda. Wow, che bravo che sei, tesoro. Hai fatto un lavoro così bello. E io ho bisogno della Nutella. La metto sul pancake, la spalmo. E poi aggiungiamo un secondo pancake. Quindi spalmiamo uno strato di marmellata all'albicocca. E poi un altro strato di pancake. E poi
grassi, burro d'arachidi. E poi aggiungiamo un altro pancake. Ebbene, sì, ho deciso di sostituire il noise pane con i pancake. Sì, così è più buono. Voglio aggiungere del cioccolato. Lo sciolgo e adesso lo spremo. Sarà così buono? Sì! Cosa? Non è un panino. Ti faccio vedere io cos'è un panino. Prendiamo il toast, spalmiamo il ketchup e poi sopra mettiamo la pancetta e il formaggio e il pomodoro, il cetriolo, la lattuga e sì, il pane, di nuovo il ketchup, la pancetta, il formaggio, i pomodorini, sì, il cetriolo, la lattuga e poi guarda. Ritagliamo un cerchio, mettiamo l'uovo e poi copriamo con questo il panino. Guardate com'è appetitoso. Questo è il tipo di cosa che piacerà a Kimberly. Anch'io voglio provare. No! È per Kim. Ok, sbrigati a provare. Wow, tutto sembra così delizioso. Voglio iniziare con il panino rosa. È insolito. È dolce. E questo cos'è? Wow, un pancake panino. Fantastico, davvero. E questo? Assomiglia a quello che ho disegnato io. Proviamolo. Incredibilmente delizioso. Devo decidere chi vince. Avete vinto tutti! Viva l'amicizia vince! È possibile. Ma ancora meglio, siamo tutti vincitori. Congratulazioni! Cosa voglio adesso? Non lo so. Ah, giusto. Io voglio la pasta. La pasta più buona dell'universo. Non vedo l'ora di assaggiare la vostra pasta. Oh, tutto sarà pronto. Da dove devo cominciare? Esatto. La pasta la faccio io. Bisogna versare la farina, poi mettere dentro l'uovo e poi lavorare l'impasto per la futura vera pasta italiana. Bene. Ed ecco un'impasta perfetta. Il mio chef mentore italiano mi loderebbe. Non resta che tagliare la pasta, sì, così, a strisce. Perfetto. E adesso iniziamo a bollire la pasta in acqua salata. Che sapore incredibile, ok. E adesso devo prendere il coltello affilato e tagliare gli ingredienti per la pasta. Ok, tagliamo la pancetta e poi la friggiamo in padella e aggiungiamo la pancetta alla pasta. Così, aspettate un attimo. Ancora un po', così. E devo aggiungere un po' di fuoco. Avete ordinato lo spettacolo. Fuoco, voilà. Avete visto? Chef, che diavolo stai facendo? No, c'è fuoco a parte in cucina. Dobbiamo svegliarlo subito. Non osare rovinare la mia pasta con l'estintore. Ho tutto sotto controllo. Ok, va bene. E io guardate cosa farò. Farò una pasta arcobaleno! A Kimberly piacerà! Che schifo! Questa pasta puzza di verdure! Che schifo! What? Cosa vuoi fare? Non capisco. Voglio fare pasta gelato. Mettiamo il gelato qua. E hai visto che spaghetti? E poi aggiungiamo lo sciroppo alla fragola. Delizioso! Nonna, cosa pensi in piatto? È un po' strano, Danny. E cosa ha fatto lo chef? Che profumino, è l'aroma della vittoria. Aggiungiamo la panna alla pasta e mescoliamo il tutto. Sarà deliziosa. Non resta che mettere tutto quanto in un piatto e aggiungere della panna sopra, delle erbe aromatiche. E il gioco è fatto. La miglior pasta italiana per Kimberly. Tesoro, assaggia. Ho tanta fame, inizierò con questa pasta qui. C'è la pancetta, io adoro la pancetta. Deliziosa. Questa pasta è buona. Ok, e questa pasta con cos'è? Mi chiedo perché è così colorata. Avete colorato la pasta? È la cipolla, è disgustoso.
piace, è assolutamente terribile. E qua cosa c'è? Wow, non capisco. Al gelato. È così buona. Non ho mai assaggiato niente prima d'ora. Non avevo idea che si potesse fare il gelato, sì, a forma di pasta. Ho deciso che vince questa pasta qui, era deliziosa. Anche il ciroppo alla fragola, buonissimo. Oh, sono un cuoco migliore di voi. È impossibile.